come aumentare velocemente le vendite. In questo periodo probabilmente anche tu nella tua azienda avrai bisogno di aumentare le vendite. Perché? Perché magari l'inflazione galoppa, i clienti si sentono in crisi piuttosto che esserlo e quindi magari non vogliono acquistare, stanno facendo un po' di fatica ad acquistare i tuoi prodotti o servizi e quindi è il momento di aumentare significativamente le vendite, magari anche senza dover investire ulteriormente in marketing, anche in virtù del fatto che stiamo andando verso l'estate. Allora, cosa fare? Lo vediamo in questo video. Ma prima di tutto ti invito ad iscriverti al canale YouTube cliccando sulla campanellina per poter ricevere notifiche per prossimi video come questi, sempre molto interessanti. E poi mi presento, io sono Antonio Panico, business coach. Sono stato premiato l'anno scorso come business coach dell'anno a livello mondiale da SEO Today Management Consulting Award e sono il fondatore di Business Coaching Italia, la più grande azienda di coaching dedicata alle aziende. Aiutiamo quotidianamente imprenditori e imprese a migliorare il fatturato, aumentare il fatturato, migliorare i margini, ad organizzare meglio i processi, a liberare tempo, in una sola parola, a prosperare. Questa è la nostra mission, questo è quello che facciamo quotidianamente. Allora andiamo alla domanda di questo video: come aumentare velocemente le vendite? Vediamo se riesco a darti in pochi minuti 8 tattiche che tu puoi applicare per aumentare velocemente le vendite nella tua azienda. Allora, la prima cosa da considerare è questa: i clienti che hanno comprato sono più predisposti a comprare. Chi compra ricompra, si sa. È il mestiere, diciamo che uno dei compiti più importanti di un venditore dovrebbe essere quello di fidelizzare i clienti, ma questo non accade molto spesso, anzi, molto spesso si vede che sono pochissimi i clienti che si fidelizzano e comprano ripetutamente. A meno che non ci siano dei problemi dal punto di vista organizzativo del servizio, del prodotto che tu offri, non c'è motivo per cui un cliente che ha comprato non debba ricomprare. Allora, cosa fare? Andare a prendere tutta la lista dei clienti, verificare chi non compra in maniera continuativa, quindi chi non è fidelizzato, e chiedere ai venditori di andare a spingere su questa lista per convertire nuove vendite, per aumentare il fatturato. Ovviamente un cliente che si trova bene con te sarà più predisposto a comprare un altro prodotto, un altro servizio o a tornare a servirsi da te. E questo si applica a ristoranti, boutique, parrucchieri. Anche se non sono esperto, e a tantissimi altri tipi di attività, ovviamente sia di servizi che di prodotti. Seconda tattica, seconda cosa da fare. Considera che i venditori mediamente riescono a chiudere dal 7 al 15% delle trattative, quindi convertono molto poco nella realtà dei fatti. Questo per una serie di motivi di cui non parlerò in questo video, però il concetto è questo. Se abbiamo convertito anche il 15% delle trattative, questo significa che abbiamo l'85% dei clienti, dei potenziali clienti che non hanno comprato. E non hanno comprato per mille motivi, probabilmente perché il venditore non li ha convinti, oppure perché in quel momento non potevano per miliardi di motivi che qua non stiamo ad analizzare. Quindi cosa fare? Andare a ricontattare il vecchio lead, il vecchio contatto, e se i lead sono di tua proprietà, quindi se tu hai distribuito lead in azienda, la cosa che puoi fare è anche riprenderti i lead e mischiarli e ridarli a venditori differenti, per fare in modo che questi venditori contattino questi vecchi lead non chiusi e gli vanno a proporre di comprare qualcosa, un servizio, un prodotto. Qua c'è una domanda chiave da fare. Molti venditori fanno l'errore di dire: come mai l'altra volta non hai comprato? Ma se io ti chiedo perché non hai comprato, tu mi dirai i motivi per cui non comprerai. Non hai comprato e non comprerai. Se invece ti chiedessi come mai ti converrebbe comprare, a te verrebbero in mente i motivi per cui comprare il mio servizio e il mio prodotto. Ed è proprio questo che bisognerebbe fare, non così, la domanda fa schifo, diciamocelo. Ma fare una domanda intelligente, tipo: quali sono i prodotti o servizi a cui puoi essere interessato? Rispetto alla presentazione del mio collega o alla mia precedente presentazione, qual è il prodotto o servizio a cui tu eri attento e che tu vorresti comprare da noi? Questo apre lo scenario alle possibilità di acquistare e aiuta, guida il cliente ad andare ad analizzare i motivi per cui comprare piuttosto che i motivi per cui non comprare. Beh, così facendo, vecchi lead non chiusi possono convertire facilmente. Ovviamente, se abbini anche un'offerta speciale, un'offerta a tempo o una scadenza definita, beh, potresti aumentare notevolmente le vendite. Ho parlato di offerte speciali o di offerte a tempo. Bene, una terza tattica che tu puoi applicare per aumentare velocemente le vendite è quella di creare pacchetti, offerte, magari con un po' di sconto, magari dove inserisci dei prodotti che a te costano veramente poco, quindi dove hai moltissimo margine di contribuzione, perché a te il costo del venduto magari è minimo, e questo ti può consentire di fare uno sconto molto alto nel percepito del cliente, sapendo che tu in realtà ci stai perdendo veramente poco perché magari il prodotto costa di per sé poco. O il servizio. Ecco, quindi fare un pacchetto costruendo intelligentemente questo pacchetto può essere l'occasione per convertire vecchi lead, ma convertire anche nuovi. Se
Se poi questo pacchetto è limitato nel tempo e nelle quantità, beh, può essere veramente una strategia molto efficace. Quarta tattica, abbonamenti. Nessuno ci pensa, ma qual è il vero successo delle aziende, delle grandi aziende come Google, Amazon, eccetera? La vendita dell'abbonamento, no? Amazon ha utilizzato Prime, tu compri mensilmente, spendi una quota e i prodotti che compri li ricevi gratuitamente a casa. Uno dei motivi dei grandi successi di grandi aziende è quello di utilizzare il pagamento mensile, di pagare in abbonamento, di avere un abbonamento per qualcosa. Ora, so che per molti imprenditori questa cosa può essere un limite, pensare di fare un abbonamento. In realtà abbiamo visto negli anni che questa cosa può essere applicata in tanti settori. Per esempio, un'azienda di camicie che fa camicie su misura, abbiamo introdotto l'abbonamento mensile. Il cliente paga un abbonamento mensilmente di, non lo so, 100 euro, 200 euro, accantona dei soldi ogni volta che si deve fare le camicie nuove, una volta, due volte l'anno, beh, potrà prendere il credito. Così il cliente non avrà il salasso dell'aver acquistato 5-6 camicie tutte in una volta e avrà pagato un fee mensile. E questa cosa l'abbiamo vista anche fare ad aziende che vendono carne. Io stesso sono abbonato a un'azienda che vende carne online e ricevo un servizio impeccabile con un ottimo sconto e soprattutto ogni mese dalla carta di credito mi viene scalata una piccola quota che a me non pesa e che però ogni volta che ho bisogno di comprare la carne per mangiarlo o vengono ospiti a casa la posso acquistare facendola arrivare comodamente a casa mia. Ora, se qualcuno vende la carne online in abbonamento, potresti rendere in abbonamento un tuo servizio di qualsiasi tipo o un tuo prodotto di qualsiasi tipo? La risposta è sì. Ovviamente va costruito un po', però il limite veramente qua è il coraggio di farlo, è il tentativo. Una volta tentato e visti i primi abbonamenti, potrebbe essere una strada molto interessante. E soprattutto ti consente di ottenere quella fidelizzazione mensile che ti può tornare molto utile e può tornare molto utile al tuo flusso di cassa. Poi, quinta tattica, riattivare vecchi clienti. Molti vecchi clienti hanno smesso di comprare da per N motivi, anche qui rinfrescare la memoria, rincontrare questi clienti e trovare dei motivi per cui riacquistare o tornare con voi può essere un'ottima strategia. È il caso di farlo? Dal mio punto di vista sì, ogni tanto bisognerebbe chiamare i vecchi clienti per tentare e verificare se c'è modo, occasione e motivo per rientrare a essere un tuo cliente. E può essere una strada molto interessante, sempre a costo zero per acquisire un nuovo cliente o per vendere. Poi abbiamo referral. Un venditore non si può chiamare tale se non sviluppa dei referral grazie ai suoi clienti. Un cliente che compra da te un qualsiasi servizio, un qualsiasi prodotto, come per esempio l'impianto fotovoltaico, della carne, delle giacche, le camicie o un servizio, ti può avvicinare dei referral, ti può consigliare il tuo prodotto o servizio a dei referral ricevendo uno sconto o guadagnando dei soldi o dei punti e possono lui può aiutare qualcuno facendogli conoscere te, tu puoi fargli uno sconto grazie al fatto che ti ha portato un referral, lui ci guadagna, tu ci guadagni, il potenziale cliente che ti avvicina grazie al referral ci guadagna e il venditore vince. Ora, non ci dovrebbe essere un venditore che non fa questa cosa, ma ho visto che pochissimi venditori raccolgono il referral, invece sono una strada molto utile per acquisire nuovi clienti. Ho un cliente in campo, è fotovoltaico, pensate un po', è fotovoltaico, non prodottini che costano poco, quindi un bel prodotto importante che è riuscito a aumentare notevolmente il fatturato grazie al referral marketing. E poi contatti a freddo, l'ultima tattica di cui ti voglio parlare è quella di utilizzare i contatti a freddo. Molti venditori sono reticenti in quest'ultimo periodo, nessun venditore vuole fare i contatti a freddo, ma i contatti a freddo possono essere molto utili se ovviamente hai costruito un buono script sia della call del primo approccio e sai come prequalificare il cliente. Quindi se il venditore ha un buono script, ha un metodo per qualificare, per prequalificare il cliente, riesce a selezionare potenziali clienti da portarsi in trattativa, le percentuali di conversione possono essere anche molto importanti. Ora, l'ultima cosa che ti voglio dire, qualche minuto fa ti ho detto che i venditori convertono dal 7 al 15%. Questa è una media ovviamente maccheronica, una media così, un medione del pollo, no? Diciamo, non è un numero scientifico perché dipende dal settore, dipende dai venditori, dipende dal prodotto, dipende dagli sconti, dipende da troppi fattori. Ma una cosa fondamentale che tu potresti fare immediatamente per aumentare le vendite è quella di fare sales coaching o fare degli allenamenti, cioè incontrare i tuoi venditori settimanalmente, ripetere il disco vendita, allenarvi facendo dei teatrini, o meglio il role play, il gioco di
ruolo e facendo in modo che i tuoi venditori si allenino, si confrontino, vedano come gli altri colleghi superano le obiezioni e così allenandosi possono aumentare notevolmente il tasso di conversione. Nel prossimo video ne parleremo perché vi parlerò proprio di come fare a migliorare le conversioni e ti assicuro che lo script di vendita e un buon allenamento possono ottenere grandissimi risultati. Personalmente ho avuto clienti che hanno fatto numeri importantissimi, anche iniziando a lavorare contattando a freddo con risultati clamorosi, passando anche da un tasso di conversione medio del 10% fino ad arrivare a 40, al 50, al 60%. Quindi un allenamento costante può essere molto utile per aumentare le vendite del tuo team. Queste erano le 8 strategie, o meglio tattiche, per aumentare le vendite velocemente. Io sono Antonio Panico, ti ringrazio per aver sentito questo video, ci vediamo al prossimo video, ciao!